Salve a tutti gente, bentornati in questo nuovo video per Marvel's Wolverine. Ebbene sì ragazzi, perché abbiamo delle notizie importantissime inerenti non solo a Marvel's Wolverine ma anche a Marvel Spider-Man 3 e più in generale, se vogliamo, anche riguardanti ad Insomniac. Perché ragazzi, come avete letto dal titolo, ci sono stati dei leak importantissimi e adesso vi spiegherò tutta la situazione. Ovviamente ragazzi, vi anticipo subito che per ovvie ragioni non mostrerò il leak su questa piattaforma, tuttavia potrete tranquillamente trovare tutto nel Daily Bugle di Telegram. Vi lascio il link sia in alto a destra che nel primo commento qui sotto. Ora tornando alla notizia principale, Insomniac purtroppo ragazzi è stata hackerata e addirittura ricattata. Ovviamente non è insolito che quando ci siano queste tipologie di attacchi avvenga anche un ricatto da parte di chi ha hackerato. Tuttavia qui ragazzi si parlerebbe di tantissime cose. Il gruppo di hacker infatti avrebbe in mano tutto lo script di Marvel's Wolverine, informazioni importantissime inerenti a tutti i progetti futuri di Insomniac, quindi anche a Marvel Spider-Man 3. E inoltre avrebbero anche ottenuto i dati relativi ai passaporti di alcuni dipendenti della compagnia, tra cui ragazzi i dati personali di Yuri Lowenthal, che vi ricordo essere lo stesso doppiatore di Peter Parker nella saga dei Marvel Spider-Man. Ovviamente ragazzi, inutile dirvi che mi dispiace moltissimo per Insomniac, proprio perché oltre ad aver già fatto trapelare alcune immagini, concept art e informazioni riguardanti Marvel's Wolverine, il gruppo di hacker sta già mettendo all'asta tutti i dati trafugati con una base di partenza di 50 bitcoin, che per chi non sapesse equivalgono circa 2 milioni di dollari. Ora parlando delle immagini stesse e dei concept art che sono stati trapelati, onestamente non riesco ancora a darvi la certezza se secondo me si tratta di qualcosa di ufficiale, tuttavia la mia prima impressione è che sembrerebbe esserlo. Quindi ragazzi, rimanete sul canale perché questi saranno eventualmente giorni bollenti per questa situazione e potrebbero saltare fuori tantissime altre informazioni, ripeto, non solo su Marvel's Wolverine ma anche sullo stesso Marvel Spider-Man 3 e i prossimi videogiochi Marvel di Insomniac in generale. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me. Ovviamente fatemi sapere come al solito cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo alla prossima.